Sforzini si è infortunato da solo ed è un bel guaio per il nostro attacco. Barreto per fortuna è quasi ok e pensiamo di recuperarlo per la gara interna del 20 settembre contro l'Atalanta. Mentre per quanto riguarda i nuovi, Donati è ancora corto di condizione, complice un campionato scozzese troppo lontano dai ritmi italiani, e Almiron, reduce da 5 mesi di stop, ha bisogno ancora di tempo. Nella settimana dedicata alla nazionale, che ha fermato il campionato di Serie A, mister Giampiero Ventura ha tracciato un bilancio sullo stato di salute del Bari e del prossimo match che vedrà i biancorossi impegnati nella difficile trasferta di Palermo. Il nostro obiettivo resta la salvezza, ha precisato Ventura dopo l'amichevole vinta 11-0 contro i dilettanti campani del Monte Corvino Rovella, ma la voglia che i ragazzi mettono in campo, sia in partita sia in allenamento, mi fanno pensare positivo. L'allenatore del Bari si è poi soffermato anche sul tormentone Cassano nazionale. Non voglio entrare nel merito delle scelte di Lippi, ha sottolineato Ventura, ma è innegabile che Antonio sia un giocatore tra i più forti in assoluto. I mondiali sono ancora lontani e non è detta l'ultima, ha aggiunto, ma credo che alla fine paghi ancora le cassanate e i suoi peccati di gioventù. Chiaramente questo gli ha fatto appiccicare un'etichetta che lo sta penalizzando. Ora, io credo che Cassano, perché se no non farebbe le partite che fa con la continuità che ha, è evidente che sta cambiando, probabilmente sta maturando, però è chiaro che per cancellare l'etichetta che si è costruita in questi anni, un'etichetta chiaramente non positiva sotto l'aspetto dell'immagine, deve continuare così.